La minaccia affrontata da questa buona pratica del progetto Life Wetfly Amphibia nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone Campigna è quella che riguarda la scomparsa degli ambienti riproduttivi per due specie target di anfibi in particolare, legati ad ambienti forestali naturalmente. Questi due anfibi sono il tritone cristato italiano e l'ululone appenninico. L'abbandono del territorio e la scomparsa delle aree aperte, soprattutto, e delle aree umide ad esse collegate, ha portato alla riduzione, appunto, di ambienti idonei alla riproduzione di queste due specie. Il progetto Life Wetfly Amphibia ha deciso e pensato bene di ricreare questi ambienti o di implementare l'esistenza dei pochi ancora in loco. In che modo? Attraverso la ricostruzione di questi habitat, appunto. Abbiamo qui un esempio in particolare, che è la creazione di uno stagno creato per la riproduzione dell'ululone appenninico. Perché dico l'ululone appenninico? Perché ci troviamo in un ambiente che alle sue spalle ha subito un taglio dell'area boschiva in modo tale che la luce potesse penetrare e riscaldare le acque. Infatti questa specie ha bisogno di acque poco profonde che si scaldino rapidamente per la crescita dei girini. Per quel che riguarda invece il tritone crestato, gli interventi si sono focalizzati più in ambito forestale, sotto copertura arborea. Difatti questa specie predilige acque un pochino più profonde rispetto all'ululone e comunque meno calde. Questi interventi sono stati realizzati da due partner del progetto, che sono i carabinieri forestali del reparto biodiversità di Prato Vecchio, per quel che riguarda gli interventi all'interno delle riserve dello Stato, e nel territorio del demanio della regione toscana gli interventi sono stati svolti invece dall'Unione dei Comuni del Casentino. Per quel che riguarda il versante romagnolo del parco e la Val di Sieve, i lavori sono stati invece affidati, per quel che riguarda la Val di Sieve, all'Unione dei Comuni della Val di Sieve, mentre per i territori della demanio regionale dell'Emilia Romagna si è deciso di affidare gli interventi direttamente ai concessionari dei pascoli o delle aree oggetto di intervento. In questo modo abbiamo potuto avere un contatto diretto con gli utilizzatori di questi territori in modo tale da sensibilizzarli sul problema, renderli partecipi nella risoluzione di questo e di conseguenza responsabilizzarli per una gestione futura anche in un'ottica di conservazione della biodiversità. Gli interventi, come abbiamo visto, sono piuttosto variegati e diversificati. Alcuni di essi sono estremamente facili nella realizzazione, come per esempio la costruzione di scalette di rimonte esterne e interne ad abbeveratoi già esistenti, ma anche la creazione ex novo di abbeveratoi è piuttosto semplice. Un pochino più complicata può essere la captazione dell'acqua, il ripristino di sorgenti, ma comunque sono problematiche facilmente superabili. Per quel che riguarda invece gli stagni, la realizzazione di nuovi stagni, bisogna prestare particolare attenzione alla scelta del sito, alla valutazione se utilizzare o meno l'impermeabilizzazione, a valutare se vi è o meno l'esigenza di costruire una recinzione che permetta il passaggio degli anfibi, quindi con una maglia piuttosto larga, ma che impedisca alla fauna selvatica o agli animali al pascolo di, col loro calpestio, rovinare il sito riproduttivo o velocizzarne l'interramento. Per quel che riguarda la manutenzione invece di questi siti, è davvero importante programmarla sin da subito, quindi considerare sin da un primo momento che sono siti comunque che devono essere mantenuti con una certa costanza, quindi ogni 2-3 anni prevedere un loro sfalcio, per esempio, o la rimozione di sedimenti, perché sono tutti ambienti che naturalmente vanno ad interrarsi.